economia, finanza, energia, innovazione, cooperazione regionale, ma anche e soprattutto i rapporti tra Unione Europea e Unione Economica Euroasiatica. Questi temi al centro del 10° Forum Economico Euroasiatico che in questi giorni si è svolto a Verona nell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia. Oggetto della due giorni il rapporto tra politica e diplomazia del business, così come ha sottolineato in apertura il sindaco della città scaligera Federico Sboarina. L'evento, ideato da Antonio Fallico, presidente dell'associazione Conoscere Eurasia, nonché presidente di Banca Intesa Russa, ha avuto l'onore di ospitare importanti esperti. Igor Sechin, presidente e CEO di Rosneft, che ha portato i saluti del presidente russo Putin, Gerhard Schröder, Romano Prodi, Emma Marcegaglia. Ad aprire i lavori il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi, che alla platea internazionale ha voluto ricordare non solo il mutamento della situazione internazionale di questi ultimi anni, ma anche il ruolo svolto dall'Italia quale facilitatore delle relazioni, soprattutto con un paese come la Russia, riuscendo con essa, nonostante la crisi e le sanzioni, a mantenere un canale di dialogo proficuo. E a dare ragione a questa tesi fatta di buone relazioni, soprattutto dal punto di vista di scambi economici e di export, sono i numeri che riguardano in modo particolare Verona. Secondo i dati ISTAT elaborati dall'associazione Conoscere Eurasia, nel primo trimestre di quest'anno l'interscambio scaligero con Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan è cresciuto del 45% rispetto allo stesso periodo del 2016. È il settore manifatturiero scaligero a spingere le esportazioni, una rimonta dunque dei prodotti tessili e dell'abbigliamento a cui seguono i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, gli apparecchi elettrici e i metalli di base. Merito, come ha sottolineato Antonio Fallico, delle imprese italiane capaci di rilanciare rapporti economici con la Russia assumendo un ruolo diplomatico basso che di fatto ha permesso la ripresa delle esportazioni nonostante il proseguimento della politica delle sanzioni.